Ehi, ciao! Ecco che arrivano. Ciao, è arrivata anche Cecilia. Adesso la aggiungiamo. Eccoci. Ciao a tutti. Eccola! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Che belli! Ciao. Tutto bene? Ciao Come va? Tutto Sara, ciao. Tutto bene, dai, tu? bene, procede, procede. Bene. Mamma mia, quanta gente! Ciao a tutti. Sara, ciao, una mia ex collega, ciao. Guarda di qua, Mirella! Eccola che arriva! Ciao cara. Vittoria, ciao! Quanta gente. Ah, ho resuscitato delle penne che non pensavo neanche di avere. Adesso te le faccio vedere. Però ho un paio di cose, di carte che ho trovato la settimana scorsa, che adesso vi faccio vedere, così intanto diamo anche un po' di informazioni perché è roba nuova. Che magari sì. Facci vedere, facci vedere. Sì, adesso quando andiamo di là, tutta gente, Ah, che belli che sono. ciao, ciao a tutte. Ciao Tu Vittoria. quindi hai già cominciato a preparare i biglietti di Natale? Io ho iniziato a preparare i miei biglietti di Natale, sì, e come tutti gli anni mi dico, no, quest'anno Non arriverò in ritardo. voglio tributare meno rispetto all'anno Ah, scorso. ok. No, ma farò una cosa più semplice, meno tempo. Invece niente. Ogni cosa, ma perché lo potrei fare così? E vado ad allungare sempre di più il procedimento, no? Ah, La ecco. preparazione. E quindi, però dai, speriamo questa settimana di finirle. Ok. Stasera quindi facciamo un pochino di nomi, così vedono anche un po' di Maiuscole. maiuscole, sì, e qualche idea, insomma, per fare delle cose carine per le tavole di Natale, visto che dovremo assolutamente cercare di farle allegre, queste tavole, visto che non possiamo farle No. tavolate. Dobbiamo fare, dobbiamo metterci la cura per renderla bella il più possibile, perché Esatto. vedremo come saremo a Natale. Sì, vedremo. Non è ancora detta l'ultima parola. Però rimane il fatto che poi tutte queste cose che prepariamo possiamo anche spedirle, no? Eh sì. Se vogliamo, esatto. Quindi, ah, avete visto? Hai visto che mi sono arrivati velocissimamente i francobolli che avevo ordinato? Quindi Poste Italiane è ritornato negli standard, diciamo, di tempi ragionevoli. Ciao Irene, intanto, però non sono ancora usciti, mi risulta, ecco, No, i quelli della panini Natale. collezione, No, i sono quelli che ho francobolli, sì. guardato anche stamattina, non sono ancora usciti. Sì, qui dobbiamo tirare un po' le orecchie Poste Italiane, perché soprattutto il servizio filatelia che non fa uscire le collezioni in tempo. Vabbè. Non so come pensano che la gente possa acquistare i francobolli di Natale e utilizzarli per mandare gli auguri entro Natale. Entro Natale, esatto, anche perché poi più ci si avvicina, ciao Lara, più ci si avvicina al Natale, più loro accumulano, è normale In ritardi nella da spedizione. recapitare, quindi poi lettere che arrivano tardi e via Vero. discorrendo. Sì, Però qua mi vi chiedo torniamo. se qualcuno in questi giorni ha pensato di mandare quest'anno degli auguri di Natale spediti per posta, che magari non Spero l'hanno di sì. mai Io fatto, però magari gli abbiamo fatto venire voglia di spedirli. spero proprio di sì, esatto. Irene dice, io li ho cercati, li hanno venduti a settembre. Questa cosa mi sembra strana. Ma online dici oppure negli sportelli di filatelie, Irene? Adesso ci. Io sul sito non li ho trovati neanche quelli, neanche nelle uscite di settembre, di agosto, settembre. Sono andata indietro per un bel po'. Sai che sul sito delle poste hanno tutte le uscite, no?
E tu le puoi scegliere, le puoi guardare. E io quelli di Natale proprio non li ho visti. Ah, vedi, dal tabacchino. Ok, fantastico. Allora, i vecchi metodi di andare dal tabaccaio a prendere i francobolli A funzionano volte sono ancora. ancora più efficienti. Da noi il tabaccaio, l'unica cosa che vende sono le marche da bollo. I francobolli te li puoi proprio scordare. Comunque, sarà le gioie. Poi no, Provaci a di cui sapere, pensare. C'è una persona qui che si è collegata. Ciao Anna, adesso la saluto. Allora, questa ragazza qui viveva dall'altra parte del mondo. Il suo profilo è, aspetta che te lo dico bene, che non voglio cannare, Extraction Project. Lei fa delle carte pazzesche, alcune ce le ho perché mi aveva mandato dei campioni. Fa tutte le carte. Ah, guarda, le faccio vedere giusto. Tutte fatte a mano e tutte tinte. Questo qui è un esempio. Che Vedi, bello. Anna, che io i tuoi biglietti non me li perdo. Guarda, con tutte le sue cose scritte a mano, questo è 2017, vedete? E, guarda Carta questa. fatta a mano. Questa Vabbè, qui che c'ha lo bella. sbrilluccichino sul bordo. Bellissima. Sì. Peccato perché il video non rende sicuramente giustizia Lo so, alla lo bellezza so, lo della so, lo carta, so. però si Lei, tra può l'altro, intuire. lei adesso ha un bimbo, si è fermata perché si è dovuta si è ritrasferita, non dovuta, insomma, si è ritrasferita, credo che sia in Inghilterra adesso, ma non so bene se ha ripreso a fare carta, però ci sono tutte queste persone, quindi seguitele, magari andate a vedervi un po' di post di lei e la seguite. E vi capita qualcosa se si rimette, se fa ancora le carte, se ha le carte, se le rifà. Va bene, non allontaniamoci troppo dal nostro. L'obiettivo, dal tema. Esatto. Oggi è il nostro sesto appuntamento. Sesto appuntamento. Scusate, c'è Riccardo Ali. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Tra l'altro, messaggio per Riccardo, io sto aspettando, ma sono 2 giorni che non mi collego, quindi potrei averlo perso. C'è un bellissimo workshop in arrivo con Aster Calligraphy. Lei è una ragazza russa, non è russa in realtà, non mi ricordo da dove viene, ma insomma uno dei paesi. E se hai le date, Riccardo, dici già quando, che io ho il dito sul pulsante iscriviti pronto, Sì. perché voglio farlo assolutamente. Stiamo facendo dei Aveva workshop. messo sia lei che Riccardo delle anteprime sul profilo, fichissimo, e sì, lo sto aspettando, quindi vabbè, tutti in attesa della newsletter di Calligraph Italia quando ci sarà questo bellissimo workshop. È kazaka, ecco, dal Kazakistan. Lei è carinissima. Tu la segui? È Aster Calligraphy? Sì. Brava, eh? Ah, Molto, molto è un brava, sì. mostro, è un mostro, sì. Veramente brava. Mirella, Boh. anche lei. Anche Mirella sta aspettando Sì? di partecipare, ha scritto anch'io. Ah, Ah, bene, bene. Boh. Dai, giriamo queste cose. Io mi sono stampata i fogli della. Ma scherzi, Riccardo? Non devi mica ringraziare. Oh. Con tutti i bellissimi workshop, siamo noi che dobbiamo ringraziare te che ti fai un gran. Per organizzare tutta sta roba e noi in tempo di lockdown approfittiamo. Ti dicevo, mi sono stampata le pagine del PDF di Paul Show che ha le variazioni. Ah, vedi, abbiamo pensato alla stessa cosa, bravissima. Non ci siamo messi Esatto. d'accordo. Esatto, aspetta che Riccardo ha scritto una cosa, che dopo purtroppo quando registriamo, lo sapete già perché ci siete stati nelle altre dirette, quando noi poi registriamo i video e li lasciamo su IGTV, si perdono tutti i vostri commenti, quindi se non li Sì, leggiamo è vero. dopo. Ed è un Quindi peccato perché magari a volte perché siamo concentrati su altro ci perdiamo magari dei messaggi importanti o semplicemente i vostri messaggi che vorremmo leggere invece. esatto. Allora, diceva Riccardo nel messaggio, tra l'altro dice, lo facciamo a prezzo speciale come regalo di Natale, graditissimo, Ottimo. graditissimo.
Bella idea. E una cosa però, intanto visto che approfittiamo che abbiamo qui, ti chiediamo una cosa, così lo sentono tutti già in anteprima. È un workshop per tutti i livelli, anche per chi ha quasi zero esperienza di calligrafia, o sottintende, cioè tipo intermedio, una cosa, dici un po', giusto Così per indirizzare le ci facciamo persone. un'idea. Esatto, così uno sa se. Però Secondo me. iscrivetevi alle newsletter di Calligraph Italia, perché ne vale la pena. Sono sempre un sacco di. Tante cose interessanti. Sì. Ricordo sempre, all'occasione di far arrivare qua in Italia artisti davvero che magari non erano mai arrivati o che non si aveva mai avuto la possibilità di seguire. Quindi. Vero, vero. Ciao Roberta, ciao Claudia, che vi vedo adesso collegate. Ciao, ciao a tutte. Adesso poi Riccardo. Allora, intanto noi direi giriamo le telecamere, così cominciamo. Perché oggi abbiamo fatto un sacco di chiacchiere. Chiacchiere pre-scrittura. Allora, vediamo di trovare il cavo magari sopra. Scusate, Abbiate ragazzi. pazienza, ma in questa fase di cambio visuale c'è sempre un momento in cui dobbiamo aggiustare Sì. la regia. Allora. I nostri strumenti di alto livello. Sì. Ti faccio vedere i morti che ho trovato. Dimmi, fammi vedere. Cioè, dimmi, Aspetta che li metto fatti in mezzo. vedere. Eccoli qua. Sono un po' misti, ho delle Sakura, delle Uniball, vabbè. E poi invece ne ho presi un paio nuovi, che sono, vabbè, uno è il bianco della Uniball, che dovevo cambiarlo e quindi ho approfittato e l'ho preso. Ed è Ok, come ti trovi? bellissimo, bellissimo. E l'altro è un argento marca sconosciutissima, tipo Beh, €1,50. Giuro, non pre. No, direi no, ho che il preso in cartoleria packaging. proprio, però sono quelli tipo che usano le bambine, sai, per decorare i quaderni, queste cose qua. Ci sarà dentro forse da fare tre scritte e finirà subito sicuramente Ma non è l'inchiostro. detto, potrebbe stupirti, Ma sai. non è detto, esatto, quindi noi l'abbiamo preso. E siccome Potrebbe avevano il stupirti. dorato, poi andrò a prendere anche l'oro. E poi un rossino, sempre della Sakura, io li adoro, I i gialli. roller. I rolli gel della Sì, gel roll, scusa, gialli della roll. Sakura. Sì, vero, sono Sì. molto belli, sono Un bel rosso. scorrevoli, Sì. sono belli pigmentati, coprenti, Yes. Ecco molto molto belli. risposta di Riccardo, che ci ha risposto. La vedo adesso, quindi la leggo. Dice che lei vuole fare una cosa per tutti, quindi sarà per tutti i livelli. Davvero, grazie alle parole che avete speso. Cavolo, tutto meritato. Benissimo, siamo contentissimi che lei abbia voglia di aprirlo anche a delle persone che hanno meno esperienza, perché l'intento veramente anche di trovarci martedì sera a scrivere insieme queste cose semplici. Marta, è Sì. proprio di portare le persone a capire che la calligrafia si può imparare, no? Sì, partendo comunque cioè, no, non perché si parte dalle basi o che ci si sofferma sulle basi o si torna alle basi, non per questo non è bella da praticare o da scrivere. Quindi benvengano le persone che si vogliono mettere alla prova, anche partendo da zero, comunque che vogliono accrescere la loro pratica con altri stili. Sì, e poi comunque ragazzi, cioè, tutti noi siamo partiti da zero, quindi se vi piace scrivere, iniziate, buttatevi, iniziate con qualcosa che magari prima vi diverte, deve essere sicuramente una cosa anche divertente, no? Una cosa che ti fa stare bene.
Ma sì, assolutamente. Poi una cosa che secondo me non è da fare è mettersi a confronto con gli altri, col percorso degli altri. Perché vedere gli altri, vederli lontani, già più avanti rispetto a noi, non ci deve demotivare, ma deve essere uno stimolo per continuare, però al nostro Brava. ritmo. Esatto, Al esatto. nostro ritmo. Perché ognuno di noi ha un ritmo diverso e ha tempi diversi da dedicare a questa Sì. cosa, quindi fare i paragoni con il percorso di altre persone non è mai produttivo. Sì, esatto. Allora, dici un po' che cosa usi. Ah no, aspetta. Prima di cominciare voglio dire due cose. Sì. No, tre. Sulla carta. Allora, avevo bisogno di cartoncini nuovi, quindi mi sono presa. Devo dire le marche purtroppo, perché altrimenti Vabbè. non è. Allora, Rismaluce della Favini. Hanno, vi faccio vedere questi colori qua, Sì. che per Natale mi piacciono. Sono belli. È cartoncino 200 grammi, Buono. tutto super liscio e regge l'inchiostro. Ho provato, eccoli qua, con un brush giapponese con l'inchiostro già caricato dentro, la tempera, la stilo, l'inchiostro nostro, insomma, quello da Da calligrafia da punta calligrafia. fine, regge tutto. Questo regge tutto. Quindi, se volete prenderlo, io l'ho pagato, aspettate che c'è dietro, 7 euro, no, voi non lo vedete, 7 euro. 7,90. Io 7,90, eccolo qua, però avete 50 fogli direi che come prezzo ci sta. divisi in 1, 2, 3, 4, 5, quindi 10 colori, cioè 10 fogli per colore. Direi che Ci insomma, sta, è un buon prezzo. sì, anche perché dai, Marta, questi cartoncini da 200 quando li usiamo per fare delle card, per fare, Sì, no? quando dobbiamo preparare qualche progetto creativo, non è che noi dobbiamo consumare Esatto, tutti. Alla poi. potenza si utilizzano. Altra cosa che ho preso e ho provato, blocco da architetto della pigna. Sì, io lo usavo tempo fa. Io non l'avevo mai usato e sono stata piacevolmente sorpresa. Non adoro, cioè non mi piace tantissimo la carta bianco ottico, ma devo dire che regge l'inchiostro in una maniera fenomenale e quindi buonissima. Questo qui è 100 grammi e sono 40 fogli e siccome 4,70 euro, quindi insomma ci sta. Una mia studentessa mi chiedeva di fogli con una grammatura un pochino più alta da usare per il brush. Io non faccio tanto brush, quindi non conosco le carte che rovinano meno il feltro delle punte del brush. Questa mi sembra molto liscia e direi che funziona. Ci può stare, Sì, certo. acquisto, diciamo, buono. E poi l'altro invece mi sono presa uno di questi quaderni da disegno, vedi? È formato A4 ed è, tata, io li adoro, della De Lerroney. Io la loro carta la adoro. Questo costicchia un po' di più, però dentro ci sono un sacco di fogli. Il brutto è che sono fogli, il quaderno è concepito come un Un quaderno rilegato. quaderno proprio, quindi è rilegato e bisogna tagliarlo con un bisturi, facendo attenzione, si taglia e la carta ha un pochino di texture, quindi c'è una grana che si sente, ma non è dura, è molto morbida. E Ed è un anche colore questa. avorio. Questo qui è un avorio, un pochino più cremato, sì, si vede, no? Sotto la luce. Io già mi sono tolta alcuni fogli per fare la prova. Devo dire che, ragazzi, funziona. Eccolo qua, qui ci ho fatto una pagina. Questo Wow. qui è veramente un inchiostro super normale e non si è mosso per niente. Quindi, promosso, per me almeno è promosso. Vi Bene. faccio rivedere. La sketchbook della De Lerroney esiste in tanti formati, questo qui è quello tipo A4. Basta, adesso smetto di parlare. Tanto Con poi che cosa? restano salvati nella diretta, quindi se uno si è perso i riferimenti si può guardare la diretta e il Certo. video e se li si può prendere nota.
Certo, dei numeri, certo. Dei numeri fatto. Allora, ci scaldiamo un pochino. Madonna, quante chiacchiere abbiamo fatto? Sono già le 9:20. Dobbiamo parlare di meno. Vabbè, dai, sono tutti consigli utili che sicuramente ti apprezzano. Per gli acquisti, sì. Sì. Dobbiamo ricordarci di, poi di pagare anche tutte queste aziende che magari insomma gli fa piacere che anche le persone che fanno calligrafia, che studiano calligrafia, usano i loro prodotti, no? Quindi. A me farebbe piacere. Ah, immagino di sì. Allora, tutti pronti? Dai, ci scaldiamo un pochino. Facciamo. Allora, cosa facciamo per riscaldamento? Io direi un paio di righe di N, di U, di cose. E poi qualche maiuscola, eh? Così proviamo qualche nome, non so. Dimmi anche tu, perché boh, io ti dico come farei se dovessi prepararmi a fare. Sì. Adesso però io devo trovare il modo di non avere il telefono praticamente in faccia. Perché io praticamente esco da perde la messa a fuoco perché mi avvicino troppo con la mano. Non va bene. Ah, perché dici che non mette fuoco sulla punta della penna? Esatto, lo metto a fuoco sulla tappino. Mamma, stasera. Io voglio sapere chi è Vecchiarelli Stefano che ha mandato la faccina che dorme. Oddio, stiamo avviando. Ma povero. Vabbè, noi siamo un po' logorroiche, non lo so. Quindi facciamo un sacco di chiacchiere prima di. E poi non è, ti dirò, si chiama questo appuntamento Chiacchiere Monolinea proprio perché chiacchieriamo tanto, Stefano. Quindi in realtà no, non scriviamo quasi per niente e chiacchieriamo tanto di mille cose che poi magari uno, insomma, No, in voglio. realtà dai, gli altri appuntamenti abbiamo scritto un pochino. Ba Penso sia che basicamente non gliene siamo. frega niente di quello che diciamo, no? Adesso rido Vabbè, ci e sta, dai. scrivo. Aspetta, Meletter Design, chi sei? Chi sei? Non ti Sono. conosco, ma io mi rendo conto che veramente non conosco una marea di gente, cioè devo prendermi un pochino di tempo e farmi un giro su Instagram a vedere i profili, ma tipo per cercare tutte queste persone, no? Ma che cosa faresti? Cercheresti un hashtag? Che hashtag usano secondo te? Boh. Butto lì l'hashtag calligrafia e vedo che cosa esce? Vedo chi fa calligrafia? E poi ne trovi di gente. Presentatevi anche voi, così almeno noi stiamo zitte, no? Esatto. Scriveteci chi siete, che cosa fate. Tanto i commenti non rimangono scritti, quindi. No, Vabbè, non insultateci. niente insulti, esatto. Diciamo che se proprio vi addormentate, come è successo a Stefano che si stava appisolando, potete. Boh, ci salutiamo qui Sì, ed è stato bello, no? è stata Tipo. un'esperienza. Tipo, no, non le seguirò mai più. Va bene. Allora, noi adesso abbiamo lanciato queste chiacchiere monolinea verso il Natale, no? Giusto? Quindi stiamo introducendo piano piano dei concetti che ci serviranno per so, creare qualcosa fatto a mano con le nostre mani, per i nostri biglietti di auguri, per la tavola, eccetera, eccetera. Quindi piano piano adesso introdurremo anche un po' le maiuscole. Finora abbiamo sempre fatto le minuscole. E neanche Quindi, spiegate, e esatto, le neanche abbiamo solo spiegate, sì, le abbiamo proprio fatte così a sentimento. brutalmente. Sì. No, diciamo che poi ci sono dei corsi che uno può fare da gente che ci capisce, Esatto. no? E che vi fa fare un bel percorso, co come va fatto. Come va fatto? Sì. No, non con due. No, questo non è, queste, le chiacchiere monolinea non sono un corso, sono del tempo che ci regaliamo
per stare un po' insieme e così buttare su nero su bianco qualche scritta in italico monolina per divertirci, per rilassarci. E per farvi vedere che anche con degli strumenti molto normali, che possiamo avere quasi in casa tutti, si può iniziare a scrivere, imparando un metodo semplice che non è lontano dalla scrittura di tanti, no? Esatto. Io mi sono persa nell'alfabeto, ok? I primi segni del rincoglionimento. Succede, succede. No, tu ridi, ma quando arriverai alla mia età, che è l'età critica in cui ti senti ancora tanto ventenne, ma la testa e il fisico non ti seguono, inizia a sentire i primi segni di... Allora lì vai in crisi. Vabbè. Però noi pensiamo allo spirito. Ma sì. E scrivere aiuta lo spirito. Oh, sì. La cosa dicevo oggi durante una telefonata, a me praticamente il lockdown non mi ha cambiato quasi niente la vita, devo essere sincera, nel senso che passavo talmente tante ore alla scrivania. Infatti io te lo dicevo anche l'altra volta, Anche prima. a me non è cambiato molto perché Vero? a Ah. casa ero, a casa sto. Allora, cominciamo a vedere un po' delle maiuscolette. Allora, Mariangela si sta esercitando con noi, bravissima, grazie, che bello. Oh, finalmente qualcuno. Dai. Allora, poi facci vedere e taggaci così vediamo il risultato. Esatto. Allora, le maiuscole, per chi aveva scaricato il PDF di PDF di Polso, Paul Show, sì. nella paginetta che avevamo scaricato c'era l'alfabeto proprio quello semplice monolinea. Sì. Ok. Allora, tu rimani sull'inquadratura di Ok. monolinea, io metto invece l'altro, così vedono tutte e due. Perfetto. Quindi questo è quello proprio semplice monolinea. Sotto invece Cecilia ha messo diciamo le maiuscole dell'italico più elaborate, più con le grazie, diciamo. Sì, esatto, con le grazie, con le grazie. Lui ha una tavola sia per le maiuscole che per le minuscole, vedete? Quindi ve le potete... e se cercate il link per andare a scaricare, questo è un PDF gratuito sul sito di Paul Show. Credo il link l'abbiamo messo nel secondo video IGTV, o nel Nel primo, non mi primo, ricordo. nel primo. Nel primo o nel secondo, vabbè. Sì, nel primo e nel secondo, quando abbiamo fatto Il... vedere questa tavola. Esatto, il primo è salvato sul mio canale IGTV, il secondo su quello di Marta perché stiamo alternando ogni settimana ci alterniamo a partire con la diretta, quindi chi parte poi può salvare il video. Però abbiamo messo anche i video su YouTube e Sul adesso canale sì. YouTube. Esatto, che si chiama Chiacchiere Monolinea, quindi Stefano Quindi non puoi sbagliare, non si può Ti sbagliare. ribecchi le chiacchiere anche su YouTube. Esatto. Ci dispiace tanto per te, ma... E poi niente, uno da queste maiuscole qui inizia, fa quelle più semplici, magari le prova anche qualcosa di più elaborato, insomma. Sono tante, no? Le cose che... Questi sono solo spunti in definitiva, non è... Io per esempio qualcosa la faccio come dice lui,
Ma altre cose le prendo assolutamente dal corsivo americano. Sì, ci sono Non ci poi penso proprio a una serie di contaminazioni, soprattutto quando poi si hanno già fatto altri stili, ci sono poi contaminazioni da altri tipi di corsivo. E Esatto. quindi ci sta, ci sta. Quello che questo non è un corso, perché giochiamo un Ma po' per con l'amor di Dio. le lettere. No, no, assolutamente, assolutamente. Un po'. Prima, quando provavo a fare qualche maiuscola, sono arrivata alla O e ho preso lo sconforto. Come fai una O carina? Cioè, non ci sono, esistono variazioni della O. Esisti. Noi le conosciamo perché sono quelle fatte a punta sottile, ma insomma. Con monolinea è grande, difficile. Non so, boh. Devo un po' documentarmi di più su questa lettera. Sono sicura che qualcosa ci sarà. Qualcosa anche di carino, molto carino. Lanciamo un contest, caccia alla O. Esatto. Ciao Irene, Irene 40, Ciao come Irene. stai? Irene, ma noi abbiamo fatto insieme il corso con Paolo Antonio, sai che non mi ricordo. Perdonami, ma io non ho una memoria. Quanto siamo brave, no? A chiacchierare siamo brave. Stasera sì, perché è già passata, sono già passati 33 minuti E non e abbiamo ancora combinato una. proprio poco. Esatto. Quindi. Ci sono delle lettere che ti vengono particolarmente bene, allora quando devi fare i segni a posto speri sempre che. Tutti i nomi comincino con quella lettera, no? Poi immancabilmente ti esce un nome con una lettera che non ti è mai venuta decente, no? Pazzesco. Ultimamente sto amando molto la X, non so perché. Ah sì? Vado un po' a periodi, sì. Boh. Beh, ci può giocare tanto con la X, ci sono tante variazioni. Va bene. Allora, io adesso comincio. Dunque, ho bisogno di. Metto via questo. Dunque, io mi sono preparata degli scarti di nero. Intanto che Marta finisce il suo alfabeto, che tanto le manca. Voglio farvi vedere l'ultimo acquisto compulsivo demenziale fatto. Bellino, Ma dai, è carino per tenermi post-it sulla scrivania. È la renna. bellino. Sì, Sì. sono molto contenta di questo acquisto di, insomma, The Manga. Perché dovete sapere che. No, ma cioè, a Natale io sono sicura, anzi sono convinta proprio al 100% che ognuno di noi dà il meglio di sé nei Fa il paio con negozietti. questo. La pinza di Babbo Natale. Che c'ho sulla scrivania e me la tengo, la tiro fuori vicino a Natale, così mi sento più nel mood, no? Sì. Vabbè, dai. Allora, io ho tirato fuori proprio
gli scarti, vedete? Ah, sì. Roba già utilizzata, che così la uso dietro e ci faccio tutte le mie prove prima di andare sui definitivi. Anche perché per tutti questi segnaposto che poi vogliamo fare, io non so tu Marta, ma io di prove ne faccio tante e voglio provare tutti i materiali, cioè non conosco bene un cartoncino, lo sto usando per la prima volta, cavolo, voglio fare le prove con tutte le penne che potrei utilizzare, gli inchiostri, eccetera, quindi... Bravissima, perché soprattutto con penne glitterate, per vedere, vabbè, anche con gli inchiostri in generale, però sul cartoncino scuro, per vedere la resa, è sempre bene avere un pezzo di scarto del tipo di cartoncino che vogliamo andare ad utilizzare. E... chi è che scrive? Sto esercitando con sto ridendo, scusami Marta, esatto, ti ridevo sopra la voce, ma questo Folgrafi è un genio. Io voglio sapere chi siete, che un giorno vi devo incontrare tutti. Non ci credo che non sai scrivere. Mi sto esercitando con voi e ho scoperto che non so scrivere. Ok, fichissimo. Allora. Comunque, morale, usate sempre un ritaglio per fare delle prove con le penne, con gli inchiostri che volete utilizzare, perché non è detto che la penna che pensate sia giusta davvero, perché sulla carta scura è sempre un po' difficile capire la resa subito, immediata. Altra cosa che c'è da dire. La carta scura, oltre a rendere in modo diverso con inchiostri e penne diverse, non vi fidate di quello che vedete quando l'inchiostro è bagnato. Aspettate sempre a farlo asciugare, perché cambia la resa, cambia quello che vedete. Allora, io adesso, per esempio, sto usando jelly roll. Stra bene con queste. Non so se le hai mai usate. Le Choose, la Pilot. No, no. Punta sottilissima. Sottilissima. Sì. A me, un tratto di punta che a me piace. E sono molto fluide. Cosa fondamentale, perché... se vuoi proprio godere al massimo dell'esperienza di scrittura, una delle cose che ti taglia le gambe in questo godimento è avere una penna che non scorre bene. Questa, ad esempio, è la... lì ti uccidi proprio. È l'argento. Ah, bello. È molto, molto scorrevole e bello da scrivere. Abbiamo anche una minore che non è ancora andata a letto, sono le 10:20, ancora in piedi, ma una minore che probabilmente è una teenager, quindi va bene così. È la figlia di una ragazza che ha fatto il corso con me. Sì. Vabbè, vediamo se riesco. Non siamo vietati minori, quindi va bene. No, per amor di Dio, no. Non siamo vietati, assolutamente. Allora. Vediamo che cosa succede con questo blu sul nero, per esempio. Qui non c'è più la marca, boh, perché io tolgo le etichette a tutto, le odio. A uno non so se anche a te succede così. Con le penne con la pallina in punta, io devo tenerle molto verticali perché altrimenti... sento troppo attrito se le uso molto inclinate rispetto anziché così, sento tanto attrito sulla sì, parte sotto. Sì, quasi come se si grattasse. Esatto, è vero. Esatto. Allora, questo azzurro sul nero non vale niente, mi sembra di capire. Oh, la cosa fichissima è che poi in realtà se usate delle penne così
l'effetto lo fanno già loro, perché sono tutte glitterate, no? Tutte. Però in realtà è bello anche usare magari un colore piatto, tipo un bianco, e poi farci o il contorno con una penna glitter di un colore a contrasto, o l'ombra dietro come se fosse l'ombra, tutte queste cose qua, no? A me piace molto queste, giocare anche con diverse profondità. Sì, beh, uno si può sbizzarrire. Questo per esempio è troppo vecchio, mi sa. Non esce. Ah no, eccolo, sta uscendo. Solo che esce solo. Dovrò metterlo da parte. Queste penne qua glitterate sono difficilissime da fotografare, ma sono Sì. proprio, sono una cosa pazzesca. Sì. Decisamente, decisamente. Perdono, ma già anche adesso in video perdono un sacco. Queste sono molto belle, le hybrid dual metallic. Sono molto molto cangianti. Vabbè, noi comunque con tutte queste penne siamo abbastanza sicure che sulla tavola faranno effetto, nel senso che le nostre tavole di Natale sono sempre molto illuminate, no? Quindi. O c'è qualcuno dalla Florida? Ma Ma dai. dai, ti giuro, ciao ragazze, saluti da Boca Raton nella Florida. Ma ciao! Che ore sono adesso? Ma Pomeriggio per wow. voi, giusto? Sì, teoria Che sì. bello, che bello. E ti Bellissimo. dicevo, per esempio, guarda qua il glitter usato a contrasto. Come ombra, molto Sì, bello. carino, no? Sì. Veloce da fare, d'effetto. E poi vabbè, vicino uno ci deve mettere assolutamente il pungitopo, no? Immancabile. Immancabile, esatto. Allora, pensavo che questo verde, adesso ve lo faccio vedere, non l'avrei mai usato. In realtà, guardate che effetto figo, cioè ha l'effetto proprio solido, di colore assolutamente perfetto per quello che dobbiamo fare noi. Bellissimo. Quindi è pastelloso? Sì, Ok. sembra una tempera Sì. che scorre dal. Sì, proprio così. È un po' matte come effetto, un po', però è perfetto. Vedi? Mai buttare niente. No, smatta. Altra cosa, io questa qua avevo già fatta vedere, ma la rifacciamo vedere perché quando poi scrivete sul nero, avete bisogno, no, per fare il segnaposti, di farvi un minimo di linea per scrivere dritto, no? Sì. Io ho la portamine per il gesso. Sì. Questa qui è Della Fonse gesso, Porte. è una mina gesso. Sì, questo qui è gesso e poi lo togli con la gomma pane, con si cancella una volta che hai fatto. Sono strumenti anche utilizzati dalle sarte, quindi anche nei negozi di forniture, anche online. Se cercate gesso da sarta, una cosa del genere, vi escono tutte queste attrezzature, insomma, che usano anche loro, e la Fonte Porter invece la trovate su Amazon. È super comoda. L'aggiungo al carrello alla uscita. Vai, Mina 05, ti risolvi la vita.
e non ci pensi più. No, invece, già che siamo in tema, poi sono 46 minuti, poi magari la chiudiamo anche qua. Ah sì, cavolo, sennò dopo diventa esagerato. Esatto. Questa... No, anche perché poi comunque un'ora mi sa che ci tagliano. Sì, questa la conosci? La Stabil Hall. È un pastello. Ah sì, ce l'ho. Ne avevo una che però, vabbè, è persa da qualche parte. Okay. Questa va bene per scrivere su, vabbè, carta, ma soprattutto vetro e specchi. Quindi se Sì, volete scrivere su vetro e specchi dovete farvi delle false, delle righe, sì. Delle tracce. Questa è... Sai chi me l'avevi insegnata questa cosa? Andrea Carrer. Ah. Sì. Tipo ad esempio, io avevo fatto questa pallina qua e me l'ho fatta. Vedete come resta il segno? Che poi dopo Fichissimo. può essere cancellato semplicemente con un po' di frizione. Sì, a proposito di cancellare, diciamo, e non ci stanchiamo di ripeterlo abbastanza perché penso che, non so, io sono stata vittima di questa cosa più di una volta. Tagliatevi le mani piuttosto di cancellare subito, cioè aspettate che gli inchiostri si asciughino, altrimenti fate un disastro. Sì, anche queste penne che sembrano asciutte, ma lasciano quel pallino all'inizio e alla fine della lettera, Sì, esatto. l'inchiostro, che se voi passate con la gomma vi fa un bel baffo Quindi voi di vi smalto. allontanate dalla scrivania. Esatto. Vi andate a prendere una bibita, quel che vi pare, un caffè, e ci tornate dopo 30 minuti, tanto insomma mi sembra un tempo ragionevole, no? Direi di sì. Dai, l'ultima scritta e poi ci salutiamo perché davvero sta diventando. Abbiamo esagerato con le chiacchiere all'inizio e ci è rimasto poco tempo per scrivere. Sì, stasera siamo state molto... Cristina, chiudi le orecchie a tua figlia, che siamo per dire. No, magari non ci ascolta neanche più. Va bene, dai. Allora, torniamo un bene. attimo De Visu, così ci salutiamo. Art beneath my wings non riconosce le voci, non sa chi parla quando parla Marta, quando parla Cecilia. Va bene, ti lasciamo con il dubbio. Aspetta che devo tirar giù. Oddio. Ok. Ti lasciamo con il dubbio fino ad adesso, dove vedi io sono Cecilia Esatto, io sono Marta, e quindi sopra è Marta. Ok, vabbè, però ci esatto, divertiamo, sono dai. divertita stasera. Facciamo un po' addormentare qualcuno, ma va bene uguale. Vi abbiamo Qua. detto un sacco di cose stasera. Sì, è vero. Abbiamo parlato delle penne, della carta, abbiamo parlato di workshop. Abbiamo parlato di che ancora? Carta di strumenti, abbiamo visto un po' di maiuscole, Ah sì, giusto, giusto. una Dove potete andare a prendervi un po' di panorama. idee per le maiuscole, sì. No, però settimana prossima veramente qualche progettino di segno a posto, dai, carino. Ah, vi devo far vedere l'ultima cavolata che ho preso. Però questa è per il corso di lettere di Natale, la fostella con la renna che corre. Ti prego. Escono tutte le renne. In cartoncino sarà una cosa. Invece, vabbè, allora ti faccio vedere la mia collezione di washi tape di Natale. Ah, no, li voglio. Ecco, Marta, tu crei dei bisogni che uno non sapeva di avere. Non va bene questa cosa. No, Sono io? Tu no, invece. io no, assolutamente.
Vabbè, comunque io in questi giorni ho fatto un po' di progettini, un po' di bigliettini da però ti farò vedere la settimana prossima, così. Sì, Questa sera abbiamo Francesca. iniziato a vedere un po' di penne, un po' di effetti particolari sulla carta scura, eccetera. Settimana prossima facciamo vedere qualcosa di un pochino di più concreto. Sì, settimana prossima qualcosa di pronto. Francesca chiedeva se salviamo la diretta. La risposta è sì. Le trovi tutte salvate sui nostri Instagram TV Esatto. oppure sul canale YouTube Chiacchiere Monolinea. Quindi adesso, dopo che ci siamo salutati, la salvo io, poi datemi un po' di tempo per caricarla perché il procedimento di salvataggio su YouTube, eccetera, è un pochino lungo, però arriva. Perfetto. Va Dai, bene. settimana prossima tutti con le orecchie di cosa? Con le antenne di Natale. Il Va bene. cerchietto con le stelline, le cose. Dai, cominciamo i travestimenti. Va bene. Tanto non la scampi, cara Marta, con me. Io sembro tanto seria, in realtà sono una cazzata. Ups, l'ho detto. Ok. Molto bene. Benissimo. Ok, Ciao a buonanotte a tutti. tutti. Grazie della compagnia, ragazzi. È Ciao. stato un piacere. Ciao! Ciao.